Settimana scorsa stavo spulciando le note nel mio cellulare in cerca di un qualche argomento interessante da trattare in questo video. Ero in super crisi creativa, in super ritardo, insomma, non sapevo bene cosa fare quando all'improvviso ho avuto l'illuminazione. Un miracolo. Mi sono apparse quattro semplici parole che ho digitato subito. Centro Culturale San Giorgio. Vi giuro che non ricordavo cosa fosse né come fosse finito tra le mie note. I più razionali tra voi diranno che qualcuno me l'ha scritto in qualche commento, io me lo sono annotato, salvo poi dimenticarmi di controllare cosa fosse. Ma io voglio credere che sia un miracolo. Che una qualche entità superiore nottetempo si sia intrufolata nel mio cellulare lasciandomi quella nota affinché io la trovassi. Fatto sta che mi ritrovo su questo splendido portale posto sotto la protezione del Sacro Cuore di Gesù Cristo. Avreste mai detto che il wifi arrivasse anche in paradiso? I miracoli del 5G. Il Centro Culturale San Giorgio è un'associazione cattolica formata da laici che ha voluto farsi promotore della diffusione del magistero perenne della Chiesa e della sua dottrina sociale, intervenendo laddove i mezzi di comunicazione tacciono per non passare per retrogradi o bacchettoni su aspetti controversi della nostra società, perché ritenuti politicamente scorretti o troppo scottanti. Ma quali sono questi aspetti della società? Le tematiche sociali, la pornografia, l'omosessualismo, il femminismo, eccetera, eccetera. Guardala lì sotto la foto di quella tizia che pippa cocaina. Ma lo sentite questo... questo profumino di cringe? In realtà, come descritto da questa welcome page psichedelica, il vero fulcro dell'associazione sono i messaggi subliminali che la lobby massonico-satanica al potere nasconde nelle opere d'arte per plagiare la mente degli ignari fruitori. E infatti nel corso della puntata avremo modo di auscultare questi contenuti audiovisivi in grado di provare scientificamente come siate stati ammanettati al pensiero unico. Ma prima spulciamo ancora un po' questo magnifico sito. Fondamentalmente l'associazione va a posizionarsi tra quei movimenti cospirazionisti che denunciano un mondo governato da una potentissima lobby ebraica anticristiana omosessualista che trama nell'oscurità per costruire il nuovo ordine mondiale, un mondo unificato governato dagli illuminati in cui insegnare l'ideologia gender nelle scuole e istituire il reato d'opinione. Il solito grazie. Ah, disclaimer, in questo episodio dell'infiltrato, a differenza degli altri che sono sul mio canale, non metterò gli screenshot ma dei copia incolla delle frasi perché sono letteralmente troppo piccoli e larghi e illeggibili. Però vi giuro che non sto parafrasando niente, sono gli stessi pezzi che pesco. Ah, secondo disclaimer. Loro ci tengono a dire che non sono omofobi. Certo, l'omosessualità è pur sempre un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio cui dovranno rispondere. Certo, i maschi omosessuali sono sessualmente attratti dai ragazzini minorenni. Certo, chi condivide una visione del mondo che preveda l'omosessualità come normale si rende complice di un progetto diabolico e antiumano. Però non si dica che odiano gli omosessuali, eh? Terzo disclaimer, loro dicono anche no all'antisemitismo. Certo, poi pubblicano chilometri di casi ed articoli dedicati alle denunce di pseudomisfatti perpetrati da parte di ebrei o presunti tali. Insomma, loro non sono un gruppo di omofobi inneggianti pratiche antisemite. Saranno anche bigotti, intolleranti, omofobi, ma di sicuro non sono delle pornostar. Non è comunista, sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un comunista, ma vi assicuro che non è una pornostar. Ora, come anticipato, la specialità della casa sono i messaggi subliminali, che sono tutte quelle campagne delle quali non vi accorgete, ma che plasmano le vostre menti. Infatti ne vedremo alcune. Tuttavia, sarei un folle se vi gettassi nelle fauci del demonio senza prima darvi le armi per difendervi. Come minimo vi omosessualizzerei, oppure ancora peggio potrei, abortirvi. E quindi eccovi qualche arma soprannaturale per difendervi dal demonio. Oltre ovviamente al rimedio più efficace, cioè l'iscrizione al canale di Gross e a tutti i miei social che trovate in descrizione. Quello è un rimedio pratico, sicuro, omeopatico, biodinamico, tradizionale. Insomma, cos'altro devo dirvi per convincervi? Su, medaglia miracolosa! Preghiere esorcistiche! Litanie del preziosissimo sangue! Sacro manto in onore di San Giuseppe! Preghiere varie. Butta tutto dentro, dai, facciamo un minestrone. Stasera zuppe! Bene,
Ora siete pronti, ora che avete le armi per difendervi, possiamo finalmente tuffarci nell'esplorazione. Il nostro messaggio ha inizio con le illusioni ottiche, che seppure non siano messaggi subliminali, ci introducono alla disciplina della manipolazione subconscia poiché, secondo gli autori, ci insegnano mediante l'esperienza diretta come i nostri occhi possano ingannarsi vedendo cose inesistenti. La cosa simpatica è che rileggono dei semplici fotomontaggi, fatti con Photoshop o robe simili, reinterpretandoli in modo, come dire, creativo. Una bellissima tigre se ne sta acquattata sull'erba. Dall'aspetto si direbbe in attesa dell'arrivo di una probabile preda. Guardatela per 5 secondi e se non notate nulla di strano, passate alla pagina successiva. Mi sa che mi sto perdendo qualcosa. Vediamo. In un secondo tempo, dopo lo scatto, il fotografo ha abilmente inserito, utilizzando un programma di fotoritocco, nel muso di questa terribile predatrice, un profilo femminile. Un'allusione all'aggressività di certe donne? Per dindirindina, ma questa è roba che scotta! Questa è una fotografia abbastanza ravvicinata di chicchi di caffè tostato. Guardatela attentamente per una decina di secondi e poi cliccate per andare alla pagina seguente. Ha! Ho beccato, c'è un pelato che mi fissa lì in basso. Un pelato tra i chicchi di caffè! Che sia un messaggio subliminale della lobby dei pomodorai che vuole obbligarmi a comprare i pelati in scatola? L'avevate visto? È possibile notare il volto di un uomo, inserito dal fotografo in un secondo tempo, che sembra sbirciare nascosto tra i chicchi di caffè. Fast forward. Se scovate il viso in un tempo compreso tra un minuto e tre minuti, il vostro emisfero destro funziona lentamente e dovete mangiare più proteine. Proteine, così, a caso, a palate, nel mucchio. Boh, sarà un sito sponsorizzato dall'associazione Bodybuilder Italia, non lo so. Comunque, magari è vero, eh? Vedo che c'è anche una fonte. Ma perché io mi ostino a ficcare il naso? Perché? Va bene, cominciamo con la ciccia. Allora, in estrema semplificazione e riduzione, pare che siamo circondati dai messaggi subliminali. Lo scopo di questi messaggi? Molto semplice. Diffusione della droga, la morte demografica, allontanamento dalla religione, distruzione della coesione comunitaria. Il tutto instillando nella mente degli ignari fruitori la voglia di prendere parte alle tecniche di genocidio. Va là che bella col bollino new ed il frate che cammina, ti viene proprio voglia di cliccare. La corruzione sessuale, le menzogne sterilizzatrici, metodi di istigazione all'odio contro il sesso maschile, i luoghi comuni della propaganda, i bambini! I bambini? Non ho capito, ma i bambini sono una tecnica di genocidio? Ma allora ho sempre sbagliato, ma allora qualcuno pensi agli adulti! Momento, ho dimenticato il premessone! Ora io vi farò vedere e sentire alcuni di questi messaggi subliminali presenti in video e audio. Sia ben chiara una cosa, io non dico che non ci siano, eh? In molti casi non ci sono, ed è pure semplice pareidolia. Ma in molti casi ci sono davvero. Il problema è che, come molte teorie del complotto, anche questa ha una base vera, eh? Ha delle fondamenta, serve sempre qualcosa da cui partire. Il problema è la lettura che si fa del fenomeno, il palazzo che ci si costruisce sopra. Alcuni dei messaggi che vedremo sono delle semplici burle, altri degli easter egg inseriti apposta per far parlare della cosa, altri dei messaggi veri e propri, ma dal singolo autore. Non dimostra che ci sia una casta che li controlla, altri ancora sono pareidolia e semplicemente non esistono. Il problema è che ogni cosa qua viene catalogata per far parlare di un discorso stabilito a monte dai false checker. Mi piace questa parola, false checker. Credo di averla appena inventata io. La reclamo come mia, come tale. Se l'avete già sentita in rete, probabilmente chi la usa ha visto un mio messaggio subliminale che ho lasciato prima. Comunque, partiamo con i messaggi subliminali inseriti nella musica. Nella storia ci sono stati molti casi di backtracking, no? Inserire parti di canzoni, di musica, di vocali, però reversate, no? Inserite al contrario. Ci sono stati tantissimi casi noti. Tante band metal con messaggi satanici, oppure Battiato. Di aminoacidi, nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani. O i Pink Floyd in Empty Spaces. Eminem, questa la sapevate? My name is My name is My name is Eminem. Eminem. E poi ci sono invece tanti casi segnalati che invece
Beh, partiamo con i messaggi subliminali che incitano al consumo di droghe. Zucchero. Miserere. Zucchero decise di inserire una ghost track alla fine del brano, una semplice frase che il cameriere che gli portava il caffè ripeteva sempre. A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. Ora, mettendo questo pezzo in reverse, si dovrebbe sentire. Oh, uno scoop allucinante, ne parlarono in tantissimi, uscì persino sul Corriere della Sera. Il problema è che in 30 anni nessuno si è preso la briga di re-reversare il messaggio reversato, perché se lo facciamo non esce mica la prima frase. A volte la migliore diciamo. Infatti, se reversiamo la frase originale, esce questo. L'audio è stato manomesso. Zucchero, mi devi un caffè. Potrei farci tante battute. Ma proseguiamo con i Queen in Another One Bites the Dust. Boh. Cioè raga, tra tutte le cose che poteva dire Freddie Mercury per plagiare le menti dei poveri bambini, start to smoke marijuana. Ah beh, in effetti avete visto lo spot antidroga, no? È effettivamente da lì che inizia tutto. Messaggi subliminali che invocano Satana. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. There's a feeling I get when I look. They kinda leave a slip. It's just this. Raga, ma che cacchio state a dire? Ma poi che è sta cosa di andare un po' avanti, un po' indietro? Ma che è? Satana se l'ascolta sull'altalena, dai! Ma è un po' stiracchiata come cosa, su via! Michael Jackson. I Beatles che starebbero confessando che Paul McCartney fosse morto e sostituito, incitando alla necrofilia e parlando di Gesù Cristo in contemporanea. Number 9. Number 9 Underman. Insomma, ognuno ci vede ciò che vuole. Secondo me è un po' un purpurì tra leggende metropolitane ed autosuggestione col tentativo di spingerci a forza un messaggio razionale. Ma poi, cioè, ci si è proprio concentrati su quelli che sono stati i cantanti o i gruppi più controversi della storia. Mi sembra un po', diciamo, una ricerca al contrario. Ma passiamo ai video e come non iniziare con la Disney. Vi ricordate Bianca e Bernie, no? Facciamoci un ripasso, va. Nella scena si vedono i topolini sferciare davanti ad alcune finestre che, riviste a rallenti, svelano dei particolari piccanti. Negli anni si scoprì che era una copertina di Playboy messa per scherzo da alcuni animatori, i quali erano tutti al corrente della cosa. Una cosa simile con Roger Rabbit, in cui si vede durante una scena di inseguimento la bellissima Jessica che inavvertitamente mostra al pubblico le proprie grazie. Anche in questo caso una gag, una facezia, una burla degli animatori che non vennero scoperti dai produttori e confessarono poi di aver inserito i frame per scherzo. Ma quanto ho parlato veloce, madonna, sono Paolo Parolis! O ancora la scena del Re Leone in cui in cielo per qualche frame apparve la scritta sex. Anche in questo caso c'era davvero, però in realtà pare fosse la scritta SFX in omaggio al gruppo degli effetti speciali, però chi può dirlo, magari era un'altra burla e non l'hanno confessato. Il punto è che non bastano 2, 3, 4 casi reali per dire che ci sono cazzi ovunque che stanno incitando i bambini a essere gay. Non mi puoi trattare con serietà Sebastian della Sirenetta che sembra un pisellone solo perché ha le chele. Non mi puoi dire che mi omosessualizzano i bambini perché pubblicano una guglia che somiglia troppo ad una matanga felice. Non mi puoi dire che Paperinica ha i grattacieli come delle mazze turgide che svettano nel cielo solo perché una sera mentre lo leggi sei più eccitato del solito. Non mi puoi dire che il prete è particolarmente felice di vedere la sirenetta perché ha una piega del vestito troppo pronunciata. Perché se anche fossero messi stati apposta anche questi 4-5 frame o immagini in miliardi di produzioni negli anni, se anche non fossero frutto della suggestione dettata dalla leggenda di alcuni casi veri, questo non autorizza nessuno ad inventarsi una narrazione che assecondi i propri scopi. Voglio dire, io non posso dire che non siano state messe lì apposta, così come non posso dire che siano state messe lì apposta. Ognuno ci vede ciò che vuole, non è una scienza. Ci facciamo una risata, oppure ci indigniamo, bon, basta. Non mi puoi mettere questa scena di Hercules? 'Cause
d'oro vuoi dire maschile? Mi piacerebbe fare della dolce musica la nostra storia. E poi dirmi che si tratta dell'ennesima infamia della Walt Disney, che contiene l'ormai immancabile messaggio subliminale pornografico. Ma pornografico di che? Mai idea di cosa sia la pornografia? Non mi puoi parlare di un uomo della lobby ebraica che presiede a questi giochetti. Non me la puoi raccontare come che una delle muse, la più grassa e brutta, dopo aver detto che per lei il nome Ercole dovrebbe essere traslitterato in mascule, ovvero in maschio, si lascia scivolare più in basso rispetto alle altre, mentre un'altra musa ne copre parzialmente la voce e dice: mi piacerebbe fare della musica con il suo, che tra l'altro in inglese suona molto meno sessuale, però vabbè, sarà la branca massonica italiana. Questa è una fin troppo chiara allusione alla fellazio, ovvero ad un atto di sesso orale. Grazie per avermelo specificato. Dobbiamo notare che l'insegnamento sotteso è il seguente: se sei meno bella delle altre, vinci la concorrenza delle belle divenendo più disponibile, insomma, più sgualdrina. Ma semplicemente non è vero, ti stai immaginando una storia, stai plagiando la realtà per raccontare quello che vuoi tu. Quella è Talia, la musa della commedia, e fa una battuta a sfondo, se vogliamo, sessuale, ma neanche tanto, può essere di cattivo gusto, dai, passabile secondo me, però vabbè, da lì a dire che il film vuole insegnare alle bimbe brutte a fare i pompini, insomma, ce ne passa un po', Ma poi sta cosa di vedere peni e riferimenti sessuali ovunque, lo scoiattolo dell'era glaciale, come si chiama? Scraggy, Scratch, Scrack, Scrookily, sarebbe un pene? Ma allora anche la Torre di Pisa, mannaggia Bonanno! Gli animaletti della bussola d'oro che fanno il sex? Raga, avete un concetto del sex un po' sbagliato, dovete ripassarlo un po'. Il CD-ROM di Final Fantasy? Raga, Final Fantasy! La copertina di Playboy che nasconderebbe dei peni? Raga, è letteralmente Playboy! Avete visto cosa c'è a fianco? Ovviamente ci sono anche i messaggi satanici. Ad esempio, hanno intrapreso una crociata contro i testimoni di Geova, che per me, per dimostrare che siano satanici, basterebbe pensare al fatto che vengono a romperti le balle la domenica mattina, ma per loro no, devono nascondere dei volti nelle immagini. Tipo qui, cioè, palese. Questo, cioè, non puoi dire che non sia così. Qua, che non ci vuoi infilare una bella capretta, va, come la ritagliamo bene. Questo, cioè, è palese. Non lo so, volete trovare qualche simbolo satanico anche nel mio set? Cioè, secondo me impegnandosi ce la si fa, No, tipo il bradipo, guarda qua. Fa le corna con le zampe, Ovviamente non ci sono solo i testimoni di Geova, I satanisti sono ovunque, tipo Topolino. Palese, vuole convincere i bambini a disegnare pentacoli in spiaggia. Dragon Ball? Satanista. Cosa? L'auto è di un personaggio che si chiama Mr. Satan? Ma va, no. Il Giappone è uno stato dove 50.000 soldati americani stanziano in permanenza e la morale della favola, narrata dai prodotti audiovisivi nipponici, non è generata dal Sol Levante, bensì dettata dalle lobby che detengono il potere reale negli Stati Uniti ed in tutto il cosiddetto occidente libero e democratico. Raga, ma l'avete mai visto Dragon Ball? Cioè, c'è un personaggio che è letteralmente un diavolo, si chiama Darbula ed è il sovrano dei demoni. Cioè, e questo è bisogno di mettere un messaggio subliminale in una puntata, in un frame di 444 puntate? Raga, ma il presidente del mondo è un cane che si chiama King Fury. Ma secondo voi vogliono convincerci a prendere i cani e ad inculare? E niente, potrei davvero andare avanti all'infinito perché vedono simboli nascosti ovunque. Dalla pubblicità dell'aspirina ad un bar di Busto Arsizio, ma nota località di villeggiatura satanica. Io spero che si sia capito il senso della puntata. I messaggi subliminali ovviamente esistono, ma da qui a generare un universo espanso in cui tutto è un messaggio satanico, in cui plagiano la mente dei deboli, insomma, non è che manca qualche passaggio, manca proprio la scala, la gradinata. Cioè, non è che perché c'è un pisellone in un frame dei 36 triliardi generati dalla 46 milioni di case produttrici nel mondo, allora c'è una lobby massonica ebraica che vuole satanizzare e omosessualizzare i bambini. Ma poi viviamo in un'epoca in cui c'è un'ipersessualizzazione dei media ovunque, senza necessità di inserire dei frame nascosti, ma senza contare internet, in cui puoi trovare praticamente di tutto. C'è davvero bisogno di tutto ciò? Salutoni e baci, alla prossima!